Prima di iniziare a guardare il video iscriviti al canale e metti mi piace. Nel mondo della musica, Céline Dion è sempre stata un'icona di forza e talento, ma dietro le quinte, un capitolo meno noto della sua vita ha preso forma. L'eccezionale artista, tanto umana quanto professionale, ha aperto un nuovo capitolo nel suo libro di vita attraverso un annuncio su Instagram nel 2022. In un video toccante, indossando un abito nero che ben rifletteva la gravità della situazione, Céline ha condiviso con milioni di follower di essere affetta da una patologia neurologica, la sindrome della persona rigida. Una rara malattia che colpisce una persona su un milione, portando spasmi che influenzano ogni aspetto della sua quotidianità. Questa rivelazione ha portato la regina della musica pop ad annunciare il rinvio dei concerti previsti per la primavera del 2023 e del 2024. La sua sincerità e la forza nel fronteggiare questa sfida hanno reso il suo messaggio ancor più potente. Nonostante la sua lotta personale, la Dion è stata oggetto di voci infondate sulla sua salute, comprese clamorose fake news che erroneamente la davano per deceduta. Rompendo il silenzio, la sorella dell'artista, Cadette Dion, ha gettato luce sulla sofferenza quotidiana che Céline deve affrontare a causa della sindrome della persona rigida in un'intervista commovente al magazine canadese Lello. Questo capitolo della vita di Céline Dion non solo offre uno sguardo più profondo alla sua umanità, ma anche un'ispirazione per affrontare con coraggio le sfide inaspettate. La sua storia continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso, mentre la regina della musica affronta con grazia e forza la sua battaglia contro la sindrome della persona rigida. La lotta di Céline Dion contro questa malattia rara sottolinea la sua incredibile forza e la sua determinazione indomita. Grazie per aver guardato il video, iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere notifiche sui nuovi video.